Oggi sono venuti a trovarci Ghetto 3 da Bologna. Ciao. Grazie prima di tutto di essere qua con noi. Ma il terzo elemento, se non vado errato, però esatto, è assente giustificato. Quindi, Morgan, esatto. Bene. I vostri nomi di battaglia sono? BRJ e Bruce. E Bruce. Allora, BRJ e Bruce, esatto. Ghetto 3, ma che nome è? È un nome che nasce nasce dal paese da dove arriviamo, che è Monte San Pietro, che è abbastanza isolato da Bologna, per, sia geograficamente parlando che per i trasporti, ed è un ghetto, quindi essendo legati al luogo ghetto, tre perché eravamo in tre anche in partenza, poi abbiamo perso un elemento che era il nostro cugino, abbiamo recuperato X, quindi siamo rimasti sempre in tre ghetto. E poi comunque legato a un aspetto anche un po' mentale della cosa. Sì, esatto, mentale. Quindi decide di fare rap perché? Perché vi sentivate dentro un ghetto voi oppure per un'esigenza diversa? Ma innanzitutto perché siamo cresciuti a pane e hip hop e quindi si sfocia per forza in qualcosa che ti piace. E poi perché l'hip hop, cioè il ghetto ti provoca rabbia perché ti rinchiude, no? Quindi l'hip hop è quello che ti permette di esternare al meglio la rabbia che hai dentro. Ecco, quindi nella vostra rabbia che avete dentro e quindi che voi esternate nei pezzi, di cosa parlate? Di cosa amate parlare? Di tutto, assolutamente di tutto. Non c'è argomentazione di cui non si possa parlare. Anche perché si tratta di tutto, si parla di vita, si è sempre detto che l'hip hop è la CNN del ghetto, che non siamo in questo caso. Quindi di conseguenza parli di tutto, dalla ragazza che ti ha fatto arrabbiare alla situazione geopolitica mondiale, sì. I viaggi nello spazio, Star Trek. Argomento qualsiasi. Qualsiasi. Però diciamo che non siete un gruppo politico politicizzato. No, assolutamente. No, ce l'abbiamo. Diciamo che politica sì, generale. Diciamo che non siamo nelle posse del esatto, genere. Però fatichiamo a schierarci personalmente. E venite da Bologna, la scena hip hop rap bolognese com'è secondo voi? Ce n'è, per esserci ce n'è, c'è nel sottosuolo ce n'è, però diciamo che non è paragonabile alla scena hip hop che si aveva negli anni 90, nella quale c'erano comunque personaggi di alto spicco come poteva essere un Neffa o come potevano Graf, essere Sangue Misto, Graf, eccetera. Un po' per intenderci è come il caminetto, no? Il fuoco. Quando si spegne il fuoco rimane la cenere, però sotto la cenere ci sono le braccia. Ci sono le braccia che sono ancora lì, sono pronte a ripartire, basta un niente di stagione per farle ripartire. Parte l'incendio di nuovo, stiamo aspettando che parte l'incendio. E a livello discografico cosa vi aspetta? C'è qualcosa in futuro? Sì, stiamo registrando l'album che uscirà in tempi ristretti, speriamo, perché è completamente autoprodotto da tutti i punti di vista. Cos'è che aveva detto la nostra tasca production ci sta andando avanti e questo e quindi nei prossimi e purtroppo tempi. Le tasche essendo quelle che sono esatto bisogna aspettare che si rimpolpino esatto. Fatemi due nomi di artisti hip hop rap italiani che voi stimate. Caparezza, primis, proprio, secondo me è quello che ha raggiunto a livello di intreccio di liriche di contenuti. Di ora comunque. Sì, di ora. Livello massimo è? Ma Caparezza è? Italiani... Frankie Anderson. Sono secondo me i due al top. Nel passato due nomi al volo? Neffa. Sangue Misto, Esa. La gente guasta, c'è lo scudo, assolutamente quello che era tutto vecchio. Noi affondiamo le radici lì. Bene, questi sono i Ghetto 3. A questo punto aspettiamo il loro disco. Esatto, ciao.